Insieme al cavo del Nintendo Wii U, cosa c'era questo? Il controller della Stoga per Xbox 360, questa volta in colorazione rosa. Ragazzi, mi sto affidando tantissimo a questi controller della Stoga, comunque dovete scusare, già l'avevo unboxato con la GoPro, ho fatto il video, ma la GoPro, ragazzi, sempre ma sempre problemi, può essere ragazzi, eh sì, la GoPro sta avendo sempre problemi, mi sto trovando abbastanza malissimo con questa GoPro. Comunque, ragazzi, lo so, la GoPro è una che usano un dispositivo che usano tutti, è davvero è un dispositivo è professionale, ma io mi sto trovando molto male. Comunque, questa è la colorazione rosa. Cosa cambia rispetto alle altre colorazioni? Ragazzi, nulla. Mi dispiace, ma non cambia nulla. È rimasta identica l'identico controller della Stoga per Xbox 360, identico nella sua forma, identico nella sua funzionalità, identico nel suo aspetto, identico nel tutto come qualità. L'ultima volta mi è arrivato questo, quello rosso, non cambia nulla, ho tutti i colori, rosso, blu, rosa e bianco. Ragazzi, se mi dovete dire quale mi consigli, vi consiglio vivamente il controller blu, che è davvero ma molto 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 ma molto bello. Ma quello rosa, se amate, vi piace il colore rosa, perché non è essere ragazze, ma poi a parte questo, a volte gioca mia sorella con me, la mia ragazza, perciò a volte è molto utile per loro, visto che sono femminucce e gli piace il rosa. Comunque ve lo consiglio vivamente. Se a voi piace il rosa o lo usa qualche vostra sorella, questo controller. Il rosa non è brutto, anzi, è davvero simpatico come colore, davvero molto vivace. E noi ci vediamo al prossimo video che arriva tra un istante.